Complimenti, eh? Complimenti per questa bella casa e soprattutto per il pranzo. Ti è piaciuto, mamma? Tanto, figlia mia. E tu che dicevi, nostra figlia non sa cuocere neanche due uova in tegamino. Ho imparato a cucinare per amore di mio marito. Sì, hai fatto bene. Se lo merita proprio tuo marito. Che cos'è quest'ironia? Che cos'è questa acidità? Niente. Non capisco, ce l'avete con me? Ma no, niente affatto. Signor Genero, avete la coda di paglia? No, siete voi che avete il dente avvelenato. E non capisco perché, sempre con me, ce l'avete sempre con me, non so che cosa vi ho fatto. A me, niente. Giovannino, che cos'è questo affare qua? Non lo vedi, è il telefono. Il telefono? Questa è la grande invenzione del grande Meucci. Lo sai come si usa, no? No. Si alza il ricevitore, basta che formi un numero e ti risponde il... Meucci. Sì, ti risponde Napoleone, qua Meucci. Ti risponde la persona che hai chiamato, Nicolì. Giovanni, non perdete tempo, lo sapete, mio marito è un poco ritardato. È nato di 5 mesi. È nato senza capo, è nato. Questa è una grande invenzione, tu capisci? Nicolì, col telefono si può comunicare con tutto il mondo. Sì. Guarda, tu stai nel tuo ufficio, c'hai il telefono sopra la scrivania, tua moglie ti può parlare anche da casa. Ah sì? E allora il telefono non mi interessa. Non devo mettere, non lo stavo niente, che ti devo dire? Mamma mia. Ma che hai il tuo camerino? Ha fatto un sospiro che al momento faceva camminare una barca a vela. È innamorato. Sì, ha indovinato. Mia moglie è un fenomeno. E vi dico anche di chi è innamorato. Sentiamo. È innamorato di... Di te. Di me. Di me. È innamorato di Margherita, di mia moglie. È innamorato di Margherita. Certo. Non ho capito, giovani, e tu ci fai una risata sopra. Dovrei piangere. A me Ginevra non mi preoccupa, lo vuoi capire? No. Io sono sicuro della fedeltà di Margherita, capisci? Sì. No, ma io sono sicuro della sua. Sì, nonne a mamma, ricordati, mio nonno diceva sempre la fedeltà è un prurito con la proibizione di grattarsi. E certi uomini s'aggrattano. E come s'aggrattano? Mamma! Andiamo a vedere quella coperta ricamata che mi ha regolato zia Clotilde. Sono spirata voce. Proprio così. Dice bene a signore. Ma potesse fare una grattatella pure io. Ma tu l'hai sentita questo? L'ho sentita, Nicolì, l'ho sentita e non mi preoccupa, come te lo devo dire? Margherita mi è fedelissima. Sì. Lo vuoi capire o no? E tu? E io che discorsi, non fai certe domande. Io, siamo uomini, no? Ma perché voi, che cosa vuoi dire? Che ti gratti? Ma gratta, Nicolì, ma faccio certe grattate che tu non te lo puoi nemmeno immaginare. Io ho le donne così, io. Giovannino! E ti faccio presente che io sono tuo suocero. Ah, scusate, papà, abbiate pazienza. Non mi fa ridere, papà, pazienza. Sono 30 anni che ci conosciamo, ma perché sei diventato mio suocero ti devo chiamare papà. A me mi dà fastidio, papà, non ti chiamo. Non mi sento a mio agio, ecco. Poi ai suoceri non si possono dire certe cose, agli amici si possono confidare certi segreti. E dimmi una cosa, E tua moglie, con tua moglie come fai? Come faccio? Ho scoperto un sistema che mi fa stare tranquillissimo. Guarda, un sistema che se anche Margherita, tua figlia, mi vedesse con i suoi occhi, con un'altra donna, sono sicuro che non le farebbe né caldo né freddo. Tutto al contrario di mia moglie, al contrario di mia moglie. Perché che fa tua moglie? Ma come si può fare? Quello mi mette in croce dalla mattina alla sera per la sua gelosia. Ma tu capisci che quella è gelosissima? Tua moglie è gelosa di te? Gesù. Ma tu stai scherzando? Gelosa di te? Gelosissima. Pure gelosissima? Gelosissima. Che ti devo dire? De gusti busto non esti il pulazzella. La notte, perfino la notte, mentre io dormo, se sogno di stare con una bella donna, lei viene, mi sveglia e mi dice: svergognata, che cosa stai facendo?
Tu che mi dici? Allora tu, per esempio, hai il prurito e non ti puoi grattare, insomma, questo è praticamente. Io tengo il prurito e non mi posso grattare, come dici tu. Ah, povero suocero, povero suocero. Ma credo che da oggi in poi non ti gratti più nemmeno tu. Dici? Sì. Perché? Perché tua suocera ne sa uno più del diavolo. Credi? Sì, conosce tutti gli imbrogli dei mariti. E come conosce? Figurati, a teatro, conosce a memoria tutte le trame delle commedie di questo mondo. Ma non conosci il mio sistema, però. Ma tu non conosci mia moglie. Già, questo. Guarda, quella a quest'ora già sta mettendo su Margherita. Dici? Dico, Giovanni, quello sono mamma e figlio, figurati. Hai ragione. Ah, Margherita, senti un po', Margherita, stavamo dicendo con tuo padre se non era il caso stasera di andarcene a teatro. Ah, sì? E che fanno a teatro? Ah, una bella commedia, una bellissima commedia, La sposa tradita. Già, pure a teatro. No, grazie, io non ci vengo. Noi non ci veniamo, appunto. E mo telefono a me, ci va, te l'avevo detto. Ma perché, che cosa è successo? Che è successo? Quello che ti ho detto. Sì. Tua moglie è stata svegliata dalla maniaca teatrale di quello. Capito. Tua suocera ha mandato a carta 48 in 5 minuti. E mo ti faccio vedere che faccio io. Mo ti faccio vedere chi sono io. Adesso te lo faccio vedere. Se vogliamo andare a teatro, c'è un'altra commedia molto bella che si intitola Il marito furbo e la moglie scema. Ma se è per questo, c'è sta pure un'altra commedia molto bella. Sì. Fatevi i fatti vostri. E che commedia è? La commedia è sorda. E quando va a Sentite un po', perché se andiamo a teatro non invitiamo anche quel signor Brambilla di Milano? Che ne dici, Margherita? Oh sì, mamma, ma che bella idea! Invitiamo anche il signor Carlo Brambilla. Brambilla? E dove sta questo Brambilla? Ah, dove perché sta? Tu non sai dove sta. Ma, E tu nemmeno sai dove sta? Io? Facciamogli una telefonata. Ah, ho capito di chi parlate. Sì, Carletto Brambilla. Sì, è un signore di Milano che dice di somigliarmi come una goccia d'acqua somiglia a un'altra goccia d'acqua. Sì. Ma guarda un po'. No, noi l'abbiamo conosciuto molto tempo fa. C'eri pure tu, Margherita, quella sera che andammo a via Caracciolo a prendere il gelato. Non mi ricordo. E come no? Si avvicinò quel signore con l'accento milanese e mi disse ciao Carletto Brambilla, come stai? Anzi, pare che fosse addirittura il cugino. Ah, sì, adesso mi ricordo. Ti ricordi? Mi ricordo che voleva che tu andassi con lui per andare a visitare la zia malata in un albergo di Capri. Avete visto? Ha ragione. Ma guarda un po'. Mamma, devo andare. Insomma, questo signor Brambilla di Milano vi somiglia al punto che tutti lo scambiano per voi. Già, cara suocera. E questo signor Brambilla è un donnaiolo? Ogni giorno una donna diversa? Già, signora suocera. Ma guarda un po'. Ma quella zia che poi sale in quell'albergo di Capri è guarita poi? Non lo so, va bene. Ma magari forse è meglio che io vada via. No. Scusa, stanno intorbidendo le acque. Aspetta, amore mio. È arrivata la tosse malefica, è arrivata. Me ne vado a fare 4 passi. Sì. Ci vedremo fra un'oretta, un'oretta e mezza. Quando l'atmosfera si sarà rischiarata. Va bene. T'accompagno. No, per carità, stai qua. State qua. Niente, dovessi traviare pure te. E dovesse trovare anche lui qualche Brambilla che gli assomiglia. Ma guarda un po', maledetti il momento che l'ho invitato a pranzo, maledetti. Mamma. Io non ti capisco a te. Perché mi hai messo questa pulce nell'orecchio? Non lo capisco. Io ero così felice, tranquilla, fiduciosa. E quando che lo tua madre non vuole farsi i fatti suoi? Zitta, che tu non capisci niente. Sì, tranquilla, felice e incorniciata. Ma come puoi credere che Giovannino... Ma tu come puoi credere ad una somiglianza così sbalorditiva? Ma che cosa? Nemmeno se fosse un suo gemello. Quale gemello? Statta zitta tu che non capisci niente. Ma che stai Margherita,
Questo brambilla non esiste, è un'invenzione di tuo marito per poter fare il suo porco comodo senza correre rischi. Ma tu che dici, mamma? Ah, gli uomini sono dei fetentoni. Non tutti, signora, non tutti. C'è chi nella vita ha un solo amore e a quello egli è fedele. Non come l'ape che suge d'ogni bel fior il miele. Questo tiene una voglia di grattarsi. Ma quando mai? Neanche adesso hai capito niente. Quel poveretto tiene l'asma. Quello è prurito. Sentite una cosa, sentite, ma quel tale Brambilla, quel cugino di Brambilla, che è stato? A proposito, quello che è andato a via Caracciola a prendere il gelato. Gelato! E c'era anche lei! Ci siamo romani! Si capisce, c'erano tutte e tre! Tu non ci stavi, era Nicolino! E Nicolino, vabbè, Nicolino! Era un suo amico, un complice! E vediamo un po'. Margherita, tuo marito è mai stato a Milano? Sì, l'anno scorso. Ecco, e io scommetto la testa di mio marito. Ma perché non scommetti la tua? State zitta e fammi parlare! Scommetto, dicevo, che quando è tornato da Milano ti ha detto che a Milano tutti lo hanno scambiato per Brambilla. Sì, è vero. Ma allora, mamma, che cosa mi consigli? Ma che cosa vuoi che ti consiglia? Devi essere decisa, devi fargli capire che tu te ne sei accorta che questo Brambilla non esiste proprio. Vabbè, ho capito. Signora? Sì? C'è il signore che dice che non è il signore ma un altro signore. Ah, ma che cos'è, un indovinello? Ma chi è un altro signore? Ma che cosa dite, Ginepro? Dice di chiamarsi Brambilla. Ah, lo busti in favola. Bene, fatelo entrare. Sì. Prego, s'accomodi. Le permesso? E qui che abita il signor, com'è che si chiama, il signor... Giovanni De Felice. E qui che abita? Ma cosa l'è? Sono tutti muti e chinchisci. Mi capisco una cosa, perché non parla nessuno? Giovanni, non fa rifessa, per pazienza. Chi l'è che l'è che il bambalì? Scusatemi, io sono la moglie di Giovanni De Felice. Ah, molto piacere, sciura. Sono veramente felice di fare la sua conoscenza. Grazie. Sciura. Mi sono nel Carletto. Ah, Carletto Brambilla di Milano. E poi sarebbe un grosso centro vicino Galarate. La presento. Vuole accomodarsi, grazie, prego. Grazie assai, grazie molto volentieri, grazie. Hai visto? Hai visto che esiste veramente questo Brambilla? Già. Signor Brambilla, vorrei presentarle mamma e papà. Nicola e Pupella Caciotta. Ah, Caciotta. La sciura è la moglie del bamba qui, eh? Sì. Bene. Molto lieto. Molto piacere mio. Ma come ci somiglia? Tale quale, come due gocce d'acqua. Mi devo confessare una cosa, no? Non vedo l'ora di trovarmi faccia a faccia con lui. Quando è che viene che è Giovanni? Mio marito è uscito. Sì, peccato che siete arrivato in questo momento che lui non c'è. E scommetto che voi non vi potete neanche fermare ad aspettarlo, è vero? No, si sbaglia la sciura. È un po' ironica la sciura, no. Ma lo sa che mi sta antipatica un ciccinino, la sciura? Cara la mia sciura gruviera. Da cazzotta. Vabbè, fa gli stessi, sciura, fa gli stessi, no? Il mio marito è uscito, se lei vuole aspettarlo. Molto piacere, aspetto, come Ginepro, non che aspetto. Ginepro, vada a servire un caffè al signore. Lo prendo con molto piacere, un caffè, grazie. Se che è, la sgonfia una ruota? Se che è? È prurito. Te capis no? È prurito. Te capis no, terrunde, oggi non te capis. Parla italiano, no?
Ah. Signor Brandi, la se sapeste come sono felice che voi esistete. Perché dovete sapere che mamma diceva che voi eravate un'invenzione di mio marito. Io un'invenzione? Hai visto? San Pancrazio da Casal Puserlengo. Ma mi esisto, giura! Guardi, tocchi pure, tocchi, giura, tocchi! Tocchi anche lui, tocchi! Esiste, mi sono tutta carne, ossa, pelle e busecca! È faccia tosta! C'è tutto busecca! Ma se... Giovannino! Porca la sidera! Guarda che mi capita da un paio d'anni a questa parte, ogni volta che mi chiamano Giovannino, mi volti subito! Perché a sentirmi sempre chiamare Giovanni, mi sono abituato. Ma quando sono mica distratto, mi volti mica. Sì. Senta Baiuccia, prova lui a chiamarmi Giovanni. Prova a chiamarmi Giovanni. Giovannino. Mi chiami Giovanni? Giovannino. Ha chiamato? Ma che subito. Ha visto? E adesso prova a chiamarmi Carletto, che è il mio num. Carletto! Se che? La luce! La luce! Dubiti ancora? Ma che dubito ancora! Senti, Margherita, per caso tuo marito non c'ha nessun segno particolare, una cicatrice, una voglia? Sì, sì, c'ha una voglia di fragola grande così. Bene, dove ce l'ha? Dove ce l'ha? Non è cosa, non è cosa. Non è cosa. Mi confesso che un sacco di gente mi chiamava Giovanni. E allora, trovandomi a Napoli in occasione della mia venuta a Napoli, sono venuto per trovarmi faccia a faccia con questo Giovanni e vedere se è vero che mi somiglia così tanto. Lo vediamo. Margherita, andiamo di là a sollecitare Ginepro per il caffè del signor Brambilla. Grazie, signora Parmigiana, grazie assai, grazie. Viene, casotto, su, vabbè, fa di stesso, casotto, Parmigiana. Chiedi permesso. Con permesso. Vieni, Margherita. Margherita. Che c'è? Mi è venuta un'idea. Sì, andiamo. Ma com'è che l'ha fatta a sposare un tramvai così, lui? E la miseria, è pure cattiva deve essere. Però, è una bella casa che sia. Bella. E guarda che panorama, bella, si vede il mare. E il Vesuvio a Milano. Non è più possibile, a Milano c'è il Nebiù. Chissà quanto l'avrà pagata questa caschina, il Giovanni. Cosa fa? Dorme? Ehi, quanto l'ha pagata la casa? Sì, molto l'ha pagata. E la casa è bella, è bellissima, sì, ma Giovannino per comprarlo si è riempito di debiti e un sacco di imbrogli, cambiali, firme false, ha fregato dei soldi pure a me. Ed aveva una zanzara sul cupin. Una zanzara sul cupin, sì, aveva una zanzara. Grazie, me l'ho ammassata. Grazie, e allora che mi dice? Che ne dice? Uno sciaurato, sì. Uno sciaurato si è rovinato per correre dietro alle donne. Te capì? Un delinquente. Pure. Un delinquente. Adesso l'era sul cu, una zanzara sul cu, la zanzara sulla sala, sul cu. Pensi che ha rubato il telefono ad un certo Meucci. Possibile, il telefono a Meucci, ma cosa ne credi? Vai, Ginepro, vai, servi il caffè al signore. Prego. Grazie, Ginevra, grazie. Oh, buono, a me piace. Il caffè, bene. Vi devo dire una roba, perché non fate una bella roba? Perché non venite tutti quanti a Milano? Oh. Sì, come no, così potrò conoscere di persona il Giovanni. Che generoso. Venite tutti, anche la Giura Gorgonzola con la Giura Gorgonzola. Tutti i miei ospiti, Casciotta fa lo stesso. Grazie, lo stesso. Ginepro! Sì. Voi dovete smetterla di sospirare così. Tra poco tutti si accorgeranno del vostro sentimento. Non me ne importa, signora. Io sono pronto ad ogni conseguenza, anche a morire per voi. Oh, crudele! Ma allora di me non mi importa nulla. Di voi? Sì. Ma? Sì, di me. Perché ormai non posso rimanere più indifferente a questa vostra passione. Non solo,
ma che ormai sento di ricambiare. Oh, oh me felice, oh che passione, signora. Allora, voi avete ricevuto tutto le mie lettere appassionate? Sì, l'ho lette, sì. L'ho rilette e sì. Le ho bagnate di lacrime. Il mio amore ha dunque fatto breccia nel vostro cuore? Sì. E aveva la zanzara sul cupingo, aveva la zanzara. L'ho ammassato. Oh, oh me felice, oh me beato, oh me che il cielo adocchia. Oh, te figlio d'introgna. Un altro zanzaruma, sta casa le piena di zanzare. Ginevro, sì. Ginevro, io sono pronta a fuggire anche stanotte con voi. Sì. Non appena quel mostro di mio marito si addormenterà. Sciagurata ad una moglie, sciagurata. Sì, 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 cara, sono felicissimo. Ginevro. Gileprino mio, ma tu hai denaro sufficiente per affrontare la vita per almeno i primi mesi? Ah, ma sì, cara, ma io sono ricchissima. Ma davvero? Da 5 anni che ho rubato a quel torso di tuo marito. Che bello, pure là. Andremo lontano. Sì. In America. In America, sì. Laggiù nell'Arizona. Ah, terra di sogni e di chimere. Dove se una chitarra suona. Sì. Andate, prego. Sì. Tesoro. Sì. A più tardi. A più tardi, caro. Oh. Oh. Ma cosa è successo? Era un burdo e camminava sul tetone. Sì, poverino. Il telefono! Che meraviglia, la prima volta! Rispondi! Rispondi tu! Pronto? Sì, pronto! Ma no, devi alzarlo! Sì, pronto! Ma non tutto l'apparecchio! No, l'apparecchio! Nicolino, questo, vicino all'orecchio! Di pronto! Che, ti ha fatto male? No, pronto! Il signor Brambilla? Brambilla è per lei. È per me, lo sapevo. Che faccio leggi. Lo sapevo perché avevo detto io all'albergatore che sarei venuto e ci... Pronto? Cosa l'è? Un telegramma da Milano? Bene, cosa l'è che il dis? Apra, legga. Bella Peppa! Cosa l'è che il dis? E il lago di Como allagata tutta la città. Urla! Si va in gondoletta in piazza del Dom. Vengi subito. Signori, mi dispiace, ma devo scappare. Una roba urgente. Signora, la ringrazio per l'ospitalità, grazie. Arrivederci. Grazie, mi saluti tanto suo marito. Sì, arrivederci, Baiuscia. Arrivederci, signora Pecorino. Ah, cazzotta! Vabbè, fa gli stessi, è sempre una roba che spiusa, no? Ma guarda un po', caro signor Brambilla, amico mio, a me non me la fai. Ma mi vuoi dire perché stai ridendo? Rido perché adesso viene il vero divertimento. Ah, sì. Quale divertimento? No. Volete spiegarmi perché così che non ho capito niente io. Quando mai no? Nicolino, state zitto perché tu sei scemo, di faccia e di profilo. Senti, ma di quale divertimento stai parlando? Margherita. Io non ci capisco più niente, sto sulle spine, dimmi qualcosa. Ma non hai capito niente, lui ha sentito tutto quello che vi dicevate, tu a Ginevra, ma non ha potuto intervenire perché era il signor Brambilla. Ah, già. E al signor Brambilla della signora De Felice non gliene importa niente. Eh già. Ma se quello era Brambilla, Giovannino chi è? Margherita, vieni con me, sì. Ti devo parlare. Che donna infernale. E pensare che la Fragola l'avevano eletto pure sindaco. Mi ricordo quando venne a casa mia per chiedere la mia mano a mio padre. Fece una discussione perché la dote che io le portavo era insufficiente. Era insufficiente la dote. Signor Nicola, volevo pregarvi di mantenere il silenzio su quello che avete visto e sentito qui poco fa. Chi vi parla è un uomo innamorato e voi potete capirmi, voi che amate tanto vostra moglie. Ma chi ve l'ha detto? Voi non parlerete, altrimenti sarebbe la fine per voi.
Signore, ma voi pensate che fosse e mia figlia che state parlando? Sì, sì, lo so benissimo, papà. Ma che papà, io vi schifo. Tenete presente che mia figlia è sposata regolarmente. Non me ne importa, non me ne importa, sì. Io l'amo lo stesso, perciò vi prego di non parlare, altrimenti con questo coltelluccio, vedete, io vi faccio un'incisione che parte dalla jugulare e arriva fino alla aorta. E che la ferrovia Napoli Portici? Volevo farla su di me, ma non ne ho bisogno, perché ella viene meco. Sì. Io vado seco. E io con chi vaco? Ah? Con chi vado io? Vostra moglie, con chi volete? No, niente, non me la posso togliere di torno. Io vado, proprio. Ci vediamo, papà. Sì, ma che papà, papà, un altro figlio abbiamo fatto. Cosa da pazzi, quello che sanno. E come si rimedia adesso? Giovannino, dov'è Giovannino? Giovannino, Giovannino, che succede sta giornata? Giovannino, Giovannino, si è arrivato al momento opportuno proprio, Giovannino. Giovannino, qua si stanno imbrogliando le acque. Qua poco fa è venuto un certo signor Brambilla che ti somiglia tale e quale, proprio. Tu e lui siete due gocce d'acqua. Quale c'è me? Brambilla, due gocce d'acqua del fesso e strafesso che sei. Scusa. Brambilla, non hai capito che ero io, Brambilla. E allora Giovannini chi è? Sempre io sono Giovannini, imbecille, sempre io sono. Tu sei il mio suocero, tu. Con te poi faremo i conti. Sono un truffatore, ho imbrogliato mezza Napoli. Mi sono pigliato dei soldi anche da te, così vai dicendo alla gente. Scommetto con questo te l'ho detto quel mascalzone di Brambilla. Qua mascalzone di Brambilla? No, vai la chiappa a quello, l'ammazzo. A chi vuoi ammazzare? Ammazzo. Oh, Giovannino, tesoro! Non t'accusare, sai! Costa di fedigrafa, donna ingrata megera, strega! Vai io! Vai ma perché mi dici questo? Ho saputo tutto di te, di quel fetente di Ginevra. Ma Giovannino, ne abbiamo già parlato. Con me? Dove? Come? Quando? Sì, chi? Ma santo cielo, ma perché ripetere sempre le stesse cose? Giovannino, calma. Ma è stato Brambilla a dirtelo, no? Brambilla. Tu sei venuto a casa, giustamente arrabbiato, ma poi abbiamo fatto la pace. Io ho fatto la pace con te, dove? Come? Ma certo, quando? Hai perdonato anche a Ginevra. Perdonato Ginevra? Io quello me lo devo mangiare vivo, me lo devo mangiare. Adesso basta, Giovannino. Perché fingi di non ricordarti che sei entrato in camera mia poco fa? Io? Sì, mentre io stavo preparando le valigie per fuggire con Ginevra. Io? Sì, mi hai abbracciata. Io? Mi hai sussurrato delle paroline dolci all'orecchio. Io? Poi mi hai preso in braccio e mi hai stesa sul letto. Non è possibile, com'è possibile? Io adesso ti vedo la prima volta da quando sono uscito. Allora chi era l'uomo che è entrato in camera mia, mi ha abbracciato e mi ha stesa sul letto? È stato quel ladrone mascalzone di Ginevra. Ma non dire sciocchezze. Ginevra è una cosa superata. Ah, sì, è superata. E poi vuoi che io non riconosca mio marito in pieno giorno? Eri tu. Io ero io. Oppure, se lo dice lei. Oppure, oddio santo cielo. Allora non può essere stato che quell'altro. Sì. Un altro, cioè. Sì, quel maledetto Carlo Brambilla che ha approfittato della somiglianza. Brambilla, quel mascalzone. Mamma mia, che vergogna! Che vergogna! Guarda come recita, guarda! Fai qualcosa! Ma che devo fare? Che non hai capito niente, cretino, quel Brambilla ero io! Brambilla non esiste, l'ho inventato io! Finalmente ci siete cascato! Ci sei cascato, eh! Immagina la morte, m'hanno fregato! Perdonami, Margherita. Guarda, l'ho fatto senza capire. Non ti voglio sentire, non ti voglio vedere, ti odio, ti disprezzo! Ti giuro, non lo faccio. Vattene! Va bene, ascolta ancora tua madre, me ne vado. Me ne vado, gli occhi miei non li vedrai mai più. In quanto a voi, suocera, faremo i conti. Giovanni, sei un bagnone! Un uomo, fatti rispettare! Sì, io vado a fare l'uomo, ma faccio rispettare! Giovanni, senti la cosa, non dovrò andare! Su, Margherita, calmati, non fare così! Non mi dire più niente! Ma io l'ho fatto solo per aprirti gli occhi, figlia mia! Ah, quel traditore, quel vigliacco! Ma no, signore, non fare così, calmati! Alla fine è sempre tuo marito! Aiuto! Che? Aiuto! Che sta? Nicolino! Che sta? Grazia! Che si dice grazia? Grazia, come l'ha fatto? Ma perché l'ha fatto? Maria! Ma tu non devi parlare, tu non devi fare più la sua... Oddio, per che causa tua, che successo? Vuoi parlare o no? Ma perché l'ha fatto? Oddio, ma che cosa? Giovannino, si è data una coltellata al cuore! No! Giovannino! Marito mio! Ah! Hai visto che lo ami ancora? Questa l'hai inventata tu? Sì, ma con l'aiuto di Carlo Coldoni.
Mamma mia, Giovannino, ecco, che paura che ecco mi posso prendere. Giovannino. Oddio, ancora il cuore che mi palpita. Ah, te la sei messa la paura, eh? E giurami che non lo farai più, giurami che non inventerai un altro brambino. Puoi essere tranquilla, te lo giuro sulla testa di tua madre. Dai! Stai tranquilla, sulla testa sulla testa. Margherita, sono pronto. Oh, mamma mia. Ah, e anch'io sono pronto. Viene con noi? Sì, fate lo spiritoso. Mettete le valigie là. Le valigie? Là, reparto recupero per tutto quello che vi siete fregato. In quanto a voi, carissimo signor maggiordomo, facciamo i conti a te. Venite qua. Venite qua, venite avanti. Venite avanti. Giratevi dall'altra parte. Da che parte? Dalla parte della porta. Dalla parte della, dalla parte porta. Della porta. Giratevi via, non vi muovete. Suocero! Sì? Collaborate. Tirate via quella sedia! Ah, tirate via quella sedia! Andate all'uscio! Sì. Non tu, mio suocero! Io non tu, mio suocero! Stai fermo lì, sì, dritto! Pancia in dentro e petto fuori! Aia! Aia! In quanto a voi, sì, cara signora suocera, ditemi, da questo momento vi prego di farvi gli affari vostri e non vi intromettete mai più fra me e mia moglie, chiaro? Benissimo, Giovannino, senza rancore. Senza rancore, sempre che manteniate i patti, va bene? In quanto a te, cara moglie, da oggi in poi, camerieri maschi, niente più. Ti prenderemo una cameriera vecchia, ottantenne e brutta. Come vuoi tu, amore mio, se sei contento tu. E me lo domandi, sì, gioia, contento? Ma mi son contento! Cominciamo! Sono contento e giubilo e son con tutto il cuore di questo amato pubblico, devoto servitore.